dovreste essere informati che il titolo di questa porzione, di questa giornata, è il Codice da Vinci. Lo sapete tutti? Non lo sapete? Siete caduti per caso? Già eravate qua e quindi no. Chi non sa che il codice, si parla del Codice da Vinci? Perfetto, bellissimo. Quanto ce ne frega a noi del Codice da Vinci? Interessante, lo trovate interessante. Anche te lo trovi interessante, tutti interessanti. Interessante uno, interessante due, interessante tre, aggiudicato. Va bene. No, mi devo un po' ambientare perché c'è un eco spaventoso. Quindi non so voi come mi sentite. Voi sentite bene, l'importante è quello. Poi dovrei, in realtà l'importante sarebbe che mi sento io, però non importa. Mi sentirò meglio quando avrò finito questa cosa. Va bene. Perché Leonardo da Vinci? No? Uno dice, ma questo qua, per chi mi conosce da un po', dice, ma questo è mo si è svegliato stanotte con quest'idea del Codice da Vinci. No. Un po' perché fa il paio, no? Con quello che c'è qui alle mie spalle. Che Mizzega, se dovesse essere un festival della nuova umanità, bisognerebbe, provate a fermare un attimo, aspetta, sto zitto anch'io. Io mi aspettavo un silenzio zen spaventoso, c'è una roba che si sentivano persino le persone che prendevano le collanine, sapete, gli anellini che compongono la catenina, sì. Però si vede che è un divenire, capito? È un work in progress. Va bene, quindi, e quindi è in linea perfetto, perché poi il Codice da Vinci, sapete che è un libro di Dan Brown, è una pellicola che è stata fatta, cioè c'è tutto un... Mi ero ripromesso di non dire delle parolacce, però prima o poi mi scappa, io ve lo dico, cioè è tutto un cagamento di cazzo che non ne veniamo a capo. Che scusate, ritorno normale. Dove sta l'inghippo? Nel senso che c'è in effetti qualcosa nel lavoro di Leonardo da Vinci che potrebbe indurci a capire alcune cose, ma il punto è che bisognerebbe capire la storia vera che sta dietro tutto questo codice e soprattutto il lavoro di una persona, una figura come può essere Leonardo da Vinci. Lungi da me pretendere di venirne a capo, perché per quanto possiamo studiare le biografie di un artista, non ne veniamo molto a capo. Adesso io ho fatto mettere qui l'annunciazione per farvi capire alcuni aspetti. Cioè, più che altro, immaginate, dovete fare un po' un piccolo sforzo di analogia e corrispondenza, no? Con i nostri artisti contemporanei. Lasciate perdere quelli che fanno i tagli nelle tele o disegnano dei cubi e si inventano un movimento, il cubismo, no? Che non è i cubisti, vabbè, lasciate stare. O che ne so, uno che fa un film, una pellicola, tipo, non so, una casa, Matrix. Conoscete il film The Matrix? Sì, 1999, fratelli Wachowski. Allora fratelli Wachowski, adesso sono le sorelle. Vabbè, ha delle fonti, attinge, no? Un artista, mi piacciono i film perché il film è immediato, ci trasferisce subito e ci porta dentro la nostra percezione, quindi ci costringe a sentire cose che riguardano la realtà vera. È successo qualcosa? C'è un incendio? Dobbiamo andare via? No, perché vedo che scappate, può essere... No, vabbè, quattro vanno, uno viene, giustamente, un via vai, come dicevano, si usava a dire una volta. Vabbè, sì, ma si stabilizza il campo, non vi preoccupate, dovete avere pazienza, i primi 10 minuti, quarto d'ora, 20 minuti, è un po' così, poi dopo arrivano le legnate. Dicevo, come questi personaggi, no? Chi è che fa questo tentativo di comunque comunicare qualcosa di importante
non al vicino di casa o a quei quattro spennacchiati di influencer, ma qualcosa di importante all'intera umanità. So che può sembrare strano, no? Ormai nel mondo del reels, degli short, che non sono i sciottini, i short, i video corti, no? Del marketing, dell'AdSense, parlare di umanità non frega più un cazzo a nessuno, però noi siamo l'umanità, cioè siamo gli abitanti di questo pianeta e storicamente, e qui dovremmo farci delle domande. Storicamente c'è sempre stato qualcuno che ciclicamente ha cercato di portare un messaggio a questi abitanti, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, no? Cioè, se stessimo tutti bene, che è la condizione ideale di massima espressione del disegno divino, come vi piace raccontarvela, e quindi in armonia con quello che sono i miei talenti, se questo fosse lo sviluppo, non si capisce per quale masochistica ragione debba esserci stata della gente nella storia a dover venire a portare un messaggio all'umanità per provare a fargli fare dei passi in avanti. Vuol dire che forse questa umanità non è proprio allineata a pieno, si capisce? Col disegno divino, eh? Divino. C'è dell'Ambrusco? No, non mi piace, l'Ambrusco non è un vino che gradisco. Vabbè. Quindi, dicevo, provando a fare lo sforzo di analogia e corrispondenza, i nostri nuovi emissari hanno le loro fonti. I Wachowski nel film di Matrix avevano le loro fonti. Leonardo da Vinci nelle sue opere ha le sue fonti, come il bravo artista di turno, come può essere anche un Michelangelo, ma oggi parliamo di Leonardo, hanno le loro fonti. Un Lorenzo Lotto, so se seguite i nomi che sto dicendo, è troppo complesso. Conoscete queste figure che sto... Raffaello non lo cito perché le fonti di Raffaello non hanno a che fare con le stesse fonti di un Lorenzo Lotto, di un Michelangelo o di un Leonardo da Vinci. Le fonti di tutte queste persone è un movimento antico che cammina insieme alla storia dell'umanità, quindi immaginatevi proprio come un grafico dove qui c'è gli eventi storici che più o meno, perché poi anche qui dobbiamo ricordarci che la storia la racconta chi vince. Voi tutti siete convinti di vivere in Italia e che il Risorgimento è stato un grande momento, l'apice di questa grande Repubblica, che poi è Repubblica solo dal 48, prima era una monarchia, comunque di questo territorio che improvvisamente finalmente si sono uniti, no? Neanche come se fossimo dei Teroni che sono separati con la sua famiglia, no? Sì, vabbè, questa... Non si capisce neanche più neanche questo, perché ormai la cultura sta correndo avanti e quindi mancano anche questi riferimenti. Comunque, nella nostra racconto storico, il Risorgimento è il momento in cui il signor Garibaldi, voglio dire, sono intitolate piazze intere a Garibaldi, il signor Garibaldi con questi comunisti, perché avevano la maglietta rossa, no? E bergamaschi e bresciani, io dico, continuare a tirar sui muri, farsi cazzi propri, no? Vabbè, comunque convinti da questo signor Garibaldi, finanziato da un certo Cavour, con dietro i Savoia a Cannella, sono arrivati in 1000 e hanno sconfitto l'esercito più potente del Mediterraneo, la flotta navale più potente del Mediterraneo a capo di Re Ferdinando II. Minchia, alla faccia della sortita. Per quale ragione? Perché, cazzo, i napoletani volevano abbracciarsi con i lombardi e c'era qualcuno che non voleva farglielo fare. Come i siciliani sentivano proprio questa fratellanza con i piemontesi. Cioè c'era un sentimento nazionale enorme che andava da Porto Ludovico fino in via Farini. C'è ancora il pesce in via Spadaro, diceva il poeta.
In realtà questa è la minchiata che ci devono raccontare a noi. Il problema tecnologico era lo stretto di Suez. Nel momento in cui viene aperto il canale di Suez, le merci dall'Oriente passano direttamente nel Mediterraneo, che è gestito e amministrato dal Regno delle Due Sicilie. E quindi i signori Savoia, finanziati e stimolati dal Regno d'Inghilterra, che perdeva di fatto le rotte che circunnavigavano l'Africa, perché non serviva più, le merci prima giravano intorno all'Africa per arrivare al nord d'Europa. Nel momento in cui viene fatto un canale che taglia, capite la famosa via della seta di Di Maio, a quel punto le merci, i porti del sud dell'Italia, acquisivano un'importanza strategica fondamentale e non erano in mano alla corona inglese. E quindi la corona inglese spinge, stimola e finanzia i Savoia, che a quel tempo era il regno piemontese, a fare questa benedetta minchia di guerra e sconfiggere di fatto. Hanno stupriato, violentato, rubato terre. Garibaldi è un delinquente, non è il liberatore di questo paese. Ma queste sono le balle. Come voi vi credete che in questi giorni c'è uno che ha avuto l'ardire di farsi fustigare, piantare una corona di spine nella testa, farsi inchiodare sopra una croce per poi risorgere tre giorni dopo? Anche questo è il raccontino dei vincitori, cioè la Chiesa Cattolica. Ma quello che va sulla croce sei te e quel povero Cristo che ancora non è sceso dalla croce, siete ognuno di voi. Non esiste uomo vero, figlio di Dio, che fa una stronzata del genere. Sei tu il martire che va sulla croce e da quella croce non scendi più. Infatti continuano a esserci croci appese ovunque. Si riesce a capire come si fa a rovinare un'umanità? È tecnologica questa cosa e si chiama informazione. E attraverso l'informazione noi moduliamo e ricostruiamo le coscienze delle persone, dandogli la direzione a noi necessaria. Il problema che abbiamo oggi attualmente, non io ovviamente, ma abbiamo come umanità, è che voi non servite più a un cazzo. Siete inutili. Così veniamo definiti. A Silicon Valley, dove si fa il futuro dell'umanità, la nuova umanità è per questo, perché bisognerebbe iniziare a svegliarsi e accorgersi che cosa sta accadendo realmente. Minchia, oh, ma oggi sono proprio popolare, devo dire. Non ne rimane più nessuno, è come quello lì, è il Finlandia. Lo so, ma i tempi sono sempre, si vanno sempre più così dopo. Perché è normale, perché dormire ci fa bene. Se noi sonnecchiamo nel mondo delle illusioni, va bene così. Il problema è un altro, che quando muori crepi come un cane, perché nell'istante in cui stai crepando tu ti accorgi. Cioè, al destino veramente non manca il senso dell'umorismo. Non solo, capisci, ti lascia nella più totale libero arbitrio, perché è quello. La persona che dorme è nel libero arbitrio. Non solo ti lascia nel più libero arbitrio di farne un po' il cazzo che vuoi della tua vita, anche se tu sei convinto che il martirio non l'hai scelto, ma lo hai scelto. Nel momento in cui te ne stai per andare da questa forma, ti dà la consapevolezza di come hai condotto quel tempo. E lì ti cascano i coglioni. Perché dici, puttana, che cazzo fate? Vuoi sapere perché la gente rincarna? Per forza. Se in punto di morte tu ti accorgi di aver buttato nel cesso la tua esistenza, perché invece di seguire alti ideali, e per alti ideali intendo dire quello che voi chiamate il disegno divino, cioè allinearmi a comprendere che forse non sono un animale come gli altri, visto che è vero che condividiamo con loro che andiamo al cesso nanna cacca pappa, però potremmo fare altro, molto altro, che non lavorare in una fabbrica o tirare la vanga, o sa la Madonna che cazzo fate nella vita, o il manager. Perché comunque
non è quello il disegno divino, quello è un aggiustamento di quello che è il tuo piano personale, che però hai perso. Quello è perdere il senso della vita, perché non abbiamo più capito a un certo punto quanto siamo straordinari e particolari rispetto a tutte le altre forme, quanto avremmo dovuto poter mettere a frutto la nostra capacità di essere intelligenti, il dialogo, tutte le qualità che ci riguardano. Come papà, ma proprio malissimo oggi, cioè si mette proprio male. Va bene, sarà breve, Mirko, ancora un'oretta, poi no, nemmeno. Che ore sono? Scusate, perché c'ho il timer. Ancora mezz'ora, forse. E poi io tanto me lo prendo il tempo che serve. Quindi dicevo che invece di preoccuparci di fare tutto questo, alla fine, ma va bene, il problema, ripeto, è che al destino non manca il senso dell'umorismo il giorno in cui tu muori, che non è il tu muori tutto attaccato, perché quello non esiste, neanche quello, ma quello è per un'altra conferenza, faremo una conferenza. Il tu muori non esiste, nel senso che sono processi che hanno sempre legati a che cazzo ci sta succedendo, qual è il destino che sto tracciando, che cosa sto realmente facendo nella mia vita, che cosa ne sto facendo della mia vita. O se no mi dovete dire: signor Occobruno, gentilmente, finisci di romperci i coglioni, per piacere, qua tutto è normale, così funziona. Ti si svegli la mattina, vai a ciavagliare, ciavagli tutto il giorno, torna a casa, mangi, dormi, la mattina dopo invieni a ciavagliare, finiu. Un sabato a domenica ce mi vado a guardare, che ne sa, ci vado allo stadio, mi guardo la partita, porto i figli in campagna, anzi nella Valtrebbia, che c'è il fiume, e quando c'è le belle giornate andiamo a, anzi a Pasquetta. Com'è? Che cazzo fate qua? Non dovreste essere a mangiare da qualche parte con le gambe sotto il tavolo. A Pasqua non si mangia l'agnello? Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, del... quello ha cacciato i mercanti dal tempio perché stavano sacrificando gli agnelli. Riuscite a capire quanto siamo teste di cazzo? Li ha cacciati dal tempio perché l'agnello veniva sacrificato per ottenere indulgenza dalla divinità. Quello è arrivato lì, li ha cacciati. Noi che cazzo facciamo a Pasqua? Mangiamo l'agnello. Ma bisogna essere degli stronzi per fare queste cose dopo 2000 anni. Bisogna essere recidivi nella testa. Non è questione dell'animale o dell'agnello, che è anche questione dell'animale e dell'agnello. Mettetemi nei panni di quella creatura appena uscita da sua madre, che viene verso di te convinta che te sei una brava persona, e lo sta infilando in un camion dove andrà al macello. Però come continuiamo a mangiarlo? Non c'è santi, e non è difficile. Capite come si fa a cambiare nel mondo? Non è difficile. Quando lo vedo nel banco frigo mi ricordo e non te lo compro. Alla terza Pasqua così non li vendono più gli agnelli che tolgono i peccati di Dio. Di quale Dio? Riesco a farmi capire? A tutte queste cose attingeva Leonardo da Vinci, non con questa veemenza, con questo incazzamento, perché alla sua epoca anche un po' bisognava stare schiacciati, perché si faceva una brutta fine, e un po' perché insomma ancora non è, l'umanità non era riuscita a raggiungere il top della coglionaggine, di portarsi al limite della sua estinzione. Ma quello fa parte dei reset che ciclicamente ha bisogno di fare l'economia. L'economia, la nostra non è l'economia non è brutta. Economia, la parola stessa, capite? Voi nella vostra casa fate l'economia, avete una vostra economia, cioè come impiegherete il denaro per fare cose. Nessuno di voi comprerebbe nell'economia familiare, che cazzo ne so, un bazooka per spararsi nei coglioni da solo, capite? Però i nostri governi lo fanno, perché quella è l'economia.
questa è l'economia, ma non è l'unica economia che potrebbe esistere. Siccome però in questo momento questa attuale civiltà, e quindi non parlo più neanche di umanità, questa attuale civiltà ha bisogno delle guerre perché resetta l'economia e riparte, perché è un'economia che ciclicamente, quando comincia a creare deflazione, ha bisogno di guerra, se no non si risolleva e va avanti così. E noi non la cambieremo mai, la cambieremo nel momento in cui cambieremo noi stessi, quando smetteremo di essere in noi stessi conflittuali, quando ci accorgeremo di tutte le illusioni che affollano la nostra vita. Ma non per diventare, non so come dire, cinici o disillusi, ma al contrario, cominciare a guardare quello che è la nostra prospettiva come essere, è che nessuno di noi, cioè vi piace guardare film tipo No Solar, conoscete questa pellicola? Dove, però sono tutti morti, no? Da quell'altra parte sono tutti morti. Quello dovrebbe essere non quando sei morto, è quando sei vivo, quella dovrebbe essere il luogo dove vivere. Io sono anni che promuovo questo progetto, si chiama Progetto Zion, perché prende un po' mutua dalla pellicola di Matrix. E il progetto è quello, la costruzione di piccole comunità con quell'incipit, dove l'uomo e lo sviluppo della sua coscienza è al centro, dove l'autosufficienza, l'autonomia, l'ecosostenibilità. Non abbiamo bisogno della green economy per diventare sostenibili, basta smettere di essere stronzi e diventiamo sostenibili immediatamente. E voi mi direte, vabbè, ma è un giudizio di parte, stronzo. Che vuol dire stronzo? No, perché uno è relativo come giudizio la stronzaggine. Che vuol dire essere stronzi? Beh, già smettere di auto-infliggerci sofferenza, cioè, perché uno che si fa male da solo sarà un po' stronzo o no? L'autolesionismo sarà un po' da stronzi o è proprio necessariamente così biologico, sensato, tu cure, te lo prendi e te lo porti a casa? Si può anche porre rimedio a questa forma di automasochismo. Smettiamo magari di correggere gli altri, smettiamo di giustificare. Perché dobbiamo giustificarci? Che cosa ci porta e ci induce a dover sempre giustificare le nostre azioni? Che questo non vuol dire allora io piscio e cago in testa a tutti perché sono libero, perché quella è un'altra forma di giustificazione. Non ti do a... c'è un detto, no, che si dice, c'è un detto che dice domandare è lecito, rispondere è cortesia o educazione, non so se conoscete. E quindi vuol dire anche quello, cioè la persona che non giustifica, ma nelle sue motivazioni già il fatto che io non mi devo giustificare perché chi cazzo siete voi, io piscio e vi cago in testa a tutti, è una forma anche quella di orgoglio e di vanità, né più né meno. Cioè le cose purtroppo qua sono polari. Ma non è perché è veramente così, riesco a farmi capire? Adesso ci ritorno. Si parla di mente duale, no? Quindi il giudizio, il bene e il male, il positivo e il negativo, ma la dualità è nelle nostre teste, ma cioè nel senso che noi abbiamo abbracciato un modello di sviluppo culturale che ci porta a questo tipo di oscillazione nel pendolo. Non esiste nella materia, nell'universo, la dualità. Non c'è la dualità. Queste sono altre cacate che circolano dentro certi ambienti per fare in modo che voi continuate a rimanere dentro il labirinto delle minchiate e non giungiate mai veramente di fronte alla realtà che vi riguarda, che sicuramente come primo impatto un po' d'orrore della situazione lo produce, perché nessuno vuole prendere coscienza di essere stato una testa di cazzo e di aver buttato nel cesso metà della sua esistenza. Però è meglio accorgersene adesso che all'ultimo minuto, perché poi ritornare non è proprio una cosa così semplice. E allora quel bilancio mi serve, e se riesco a collocarlo, per quello che magari serve anche qualcuno che vi aiuti a farlo quel passaggio. Però vi si può mostrare la soglia, poi ognuno l'attraversa, e il passaggio
è un passaggio importante. Perché? Perché devo capire che in realtà quel momento di sofferenza che posso sperimentare quando prendo atto di tutto questo, quello che un signore di nome Gurdjieff chiamava l'orrore della situazione, quando lo sperimento, se lascio che tutta questa cosa mi attraversi, quando questa tempesta è passata dentro di me, io sono libero. E da quel punto di libertà posso iniziare veramente a tornare a vivere e quindi trovare il senso alla vita. Io lo so che voi siete convinti che avete dato un senso alle vostre esistenze, ma io temo per tutti voi, come per il sottoscritto, che non è così. Noi abbiamo trovato palliativi al senso della nostra esistenza, che sono l'elenco delle cose che fate, che coltivate e che in qualche modo, certo, vi fanno anche stare bene, ma quando cominciano a farvi stare male, è lì che bisogna iniziare a capire che forse c'è qualcosa che non sta quadrando. Noi siamo destinati a diventare come questo signore. Sapete chi è? Questa si chiama l'Annunciazione, evento evangelico noto, no? L'arcangelo Gabriele si presenta al cospetto di Maria per dirle, no? Tu, Marì, no? Tu, Marì, aspetti il figlio di Dio, ecco, perfetto. Anche quella è una bella storiella. Problema che o ci credi o non ci credi. E così rimani fregato, perché è sempre quel modo culturale di tenerci nella dualità. Perché ricollocato all'interno di quello che sono le fonti alle quali attingeva Leonardo per produrre le sue opere, cioè che questo movimento precristiano noto, l'ultimo nome più noto, venivano chiamati gnostici. Lo gnosticismo, gnosis, è una parola greca che significa conoscenza, che non ha niente a che fare con il sapere, ma è col conoscere. C'è un sapere da una parte, cioè quindi una serie di informazioni, ma quel sapere diventa gnosis, conoscenza, solo nel momento in cui viene messo in pratica. E gli gnostici erano convinti che l'umanità era schiava per quel, ma i cari Wachowski che scrivono Matrix è una parabola moderna della visione raccontata dentro un altro Vangelo noto come Pisti Sofia, dove si evince che l'umanità viene resa schiava da tutta una serie di meccanismi perché finisce per essere fonte di energia di un sistema. Ma tutti noi siamo stati questo. Per secoli le masse sono servite per la produzione, manodopera, non so se si capisce. Poi voi potete trovarci tutti gli ideali che volete a fare il tornitore. Io vi rispetto, perché è un'arte sapere usare un tornio o l'ascia per fare le barche o tagliare in modo preciso il falegname, tutto quello che volete voi di queste nobili esperienze. Ma quando sono diventate mestieri, è lì che noi abbiamo cominciato a perdere il senso di quello che stavamo facendo, del talento che avevamo nel fare quella cosa, e abbiamo smesso di conoscere noi stessi. Gnosis parla di questo, è scritto sul Tempio di Delfi: uomo, conosci te stesso e conoscerai le leggi che governano l'universo e gli dèi. Rappresenta questa cosa, è sempre lì. E per quale cazzo di masochistica ragione sono migliaia di anni che vengono uomini a raccontarci che non ci conosciamo? Ma non è, ragazzi, non è Greg Braden che deve vendere il suo corso, qui è reale. Cioè, questa è la storia, è la nostra storia, la storia vera, che noi per qualche ragione, veramente, cioè, come Giuda, per 30 denari abbiamo venduto il nostro Cristo.
Perché se usciamo dalla logica del raccontino, entriamo nella logica dove tu sei quello che è sulla croce, mortificato, e il martirio non è di 3 giorni, è una vita intera che sei su quella croce a soffrire, senza più capirne il perché. E come ci sei arrivato su quella croce? Perché Giuda ti ha venduto per 30 denari, ma Giuda non è uno là fuori. Giuda è quella parte di te che a un certo punto ti fa mollare e ti fa accettare i compromessi. E un compromesso dopo l'altro, tu rimani inchiodato per anni su quella croce. Questo è il simbolo della Pasqua. Perché la Pasqua, tra l'altro, è una festa che si festeggiava già prima dell'avvento di Cristo. Perché Pasqua significa passaggio. E gli ebrei festeggiavano il passaggio del mare, no? Quando Mosè separa le acque e il popolo fugge dall'Egitto. Ma anche quella è una metafora. L'esodo del popolo ebraico è una metafora. Schiavi in Egitto, l'Egitto, la piramide, l'organizzazione sociale fatta in quel modo. Ma voi veramente vi credete che questi le piramidi le hanno fatte spingendo i sassolini? Ma chissà come cazzo le hanno fatte quelle piramidi? Ma vi assicuro che lì non c'era gente che spingeva le pietre, è impossibile fare quelle opere in quel modo, non riusciamo a farle noi con il coso lì, com'è che si chiama, Tutankhamon, lì c'è un cazzo di, no, non si, come si chiama quel mezzo meccanico assurdo, no, c'è un nome di, tra l'altro, dei nativi americani, vabbè, mi verrà in mente. Comunque c'è una marca di queste specie di ruspe pazzesche che è un macigno come macchinario, eh? Non mi ricordo. Manitou, bravissimo, chi è che l'ha detto? Manitou, grazie, bravissimo. Manitou, che poi voglio dire, cioè Manitou, la divinità, e diventa un trattore, vabbè. Questo è proprio per dimostrarvi come riusciamo a fare di tutta l'eccellenza come umanità delle porcherie. No? E quindi vabbè, Manitou diventa lo scavatore. Quindi stavo dicendo, questo è il simbolo, questo è il popolo che ha camminato, è il popolo degli ebrei nelle origini, ha camminato dentro questo movimento, questo filo rosso che cammina nella storia da quando ci possiamo ricordare, perché l'umanità ha bisogno di questo messaggio da tempo addietro. Chissà cos'è successo anticamente, a un certo punto l'umanità ha cominciato a scivolare verso qualcos'altro. Quella che noi chiamiamo oggi civiltà, civilizzazione, non è altro che, cioè, noi non siamo evoluti dal punto di vista cognitivo, culturale. La nostra è un'evoluzione tecnologica. Tant'è vero che continuiamo a prenderci a clavate, solo che invece di usare le clave utilizziamo i mitragliatori, le bombe a mano, le granate, i droni, tra un po' useremo anche i droni, e il giochino è fatto, delegheremo tutta la nostra intelligenza a un'intelligenza artificiale. Te ne è rimasta proprio poca, se dovevi delegarla lì. Ed è lì il dramma oggi, perché? Perché grazie a tutta questa rivoluzione industriale siamo arrivati a dunque, siamo arrivati, questi sono tempi epocali per questa ragione, perché dal punto di vista dell'evoluzione di questa civiltà, come si è evoluta fino ad oggi, cioè tecnologicamente, la sua evoluzione tecnologica, quella che chiamano Industry 4.0, è un'innovazione tale da sostituire le masse operaie. Non serviamo più e quindi inutili, razza degli inutili, così definite a Silicon Valley, dove si fanno le pensate. Il profeta di tutta questa roba è un certo... Scusate, non è che mi scappa come i cani, è che proprio non sopporto sto filo in mezzo ai piedi. E quindi ogni tanto cinciamo. Un certo Yuri Harari qualcosa, che si è arato proprio anche lui, è che è un fenomeno. Lui, cioè, parla, trovate tranquillamente anche ormai sul web interviste a questo soggetto, che dice il problema oggi della politica e dell'economia che dovrà affrontare nel prossimo decennio è quello di cosa farsene delle persone inutili. Ma questo accade perché noi non vogliamo svegliarci, non vogliamo, cioè, nella stessa
nello stesso enunciato c'è tutto. La politica e l'economia. Noi non siamo né politica né economia, però noi facciamo funzionare la politica e l'economia. Il problema è che noi non siamo. Dobbiamo iniziare a essere, ma non un movimento di popolo rivoluzionario, l'ennesima puttanata storica che serve solo a fargli cambiare gli strumenti. Signori, Fleximen serve perché così sdoganerà la sorveglianza coi droni. Non ha migliorato le nostre condizioni. Cazzo, vai nei limiti, no? C'è bisogno di tirare giù un velox e la gente che è dietro e monta dietro questa inneggia a questo incredibile uomo, che saranno più di uno, sarà stato uno, probabilmente un muratore che si è cagato il cazzo, che ogni mattina è in ritardo e prende la multa, ed è andato lì col flessibile e l'ha tirato giù, legittimo. Ma dal diventare l'eroe di un paese, cioè, ma siamo dove siamo? Cioè, scusa, aspetta, c'è un tombino qua, perché forse lì sotto vi trovo. Il punto è tornare a recuperare il buon senso, guardarsi negli occhi e farsi la domanda più importante: cosa cazzo ci facciamo su questo pianeta? Ma la nostra è solo veramente un problema di politica e di economia? O è un problema di esistenza? Che cosa siamo? Cosa siamo destinati a fare come forme di vita umane? Se no, ragazzi, erano resi, cioè, non so come spiegare, capisci? Il mio cane non lo sa fino all'ultimo minuto che sta per crepare. Noi passiamo il tempo a saperlo e ce lo ricordiamo. Ci sarà una cazzo di funzione che non sia solo quella di dare da mangiare alla luna. Ma finché restiamo nella non cultura nella quale siamo immersi, noi siamo istruiti quel poco che basta per crederci più di quello che siamo. Questo è quello che fa la scuola. Ci dà quell'istruzione tale per cui io non debba più sentirmi ignorante e quindi possa esprimere quell'arroganza intellettuale che attualmente serve il sistema. Perché? Perché io non mi accorgo di essere un cafone ignorante. Perché per noi il cafone ignorante, che cazzo ne so, ormai, vabbè, ognuno c'ha i suoi concetti. Quando io vedo questi ragazzi che si brasano le giornate nei loro telefoni o nei videogiochi, io vedo una civiltà che ha vinto. Non hanno perso. Qua cioè, continua a esserci della gente che vi racconta ste cazzate. Hanno perso. Vi ricordate la frase di Giordano Bruno? Neanche lo sappiamo. Abbiamo disseminato la storia di semi, scienze, filosofie, culture che emergeranno proprio nel momento in cui meno se l'aspettano, quando crederanno di aver vinto. Hanno vinto! Raga, hanno vinto! Questi hanno vinto! Continuano a fare dell'umanità il cazzo che vogliono e ne lo stiamo permettendo noi, e non perché non ci ribelliamo, perché non ci svegliamo, perché non abbracciamo la nostra natura. È per questo che fanno di noi quello che vogliono, perché non riusciamo a intercettare la nostra matrice, non la sentiamo più, non sentiamo più il divino che batte nel nostro cuore. Non c'è più Dio per quello, e non il Dio lì immaginario. Ve l'ho detto, noi siamo destinati a diventare, quello lì è Gabriele, se si riesce, ma la vedo un po' difficile, pensavo fosse più grande. Allora, è pieno di simboli, ovviamente, come tutte le opere di Leonardo, ma quello su cui volevo portare la vostra attenzione sono le ali di Gabriele. Se guardate bene le ali di Gabriele, questa è un'imbragatura. Le ali sono posticce. Sono posticce. Sapete cosa vuol dire posticce? Vuol dire che quello è un uomo
e non si è messo le ali perché ci sta a provare con Maria e quindi vuole mostrarsi più di quello che è. Solo posticce, perché ci sta dicendo Leonardo che siamo noi che le dobbiamo costruire queste ali, perché non c'è nessuno che ce le costruirà per disegno divino, perché nella divinità che ci appartiene c'è un elemento che deve essere fatto funzionare, se no non si ha. È come il famoso codice da Vinci, il rollino che deve essere infilate le lettere giuste fino a quando, tac, si snoda. La coscienza non si sviluppa inconsciamente, la volontà non si sviluppa involontariamente, la capacità di fare non è frutto del caso. Per quello la natura ci porta fino a un punto nell'evoluzione, ma può darci solo le possibilità, perché la rivoluzione della nostra coscienza avviene solo per nostra volontà ed è qualcosa che tu annusi dentro, che ti riguarda. E allora, piuttosto, quando sentite ribellione dentro per qualcosa, rivolgetela dentro, perché quello sì è il momento in cui qualcosa nell'ingranaggio ha cominciato a muoversi e che il sistema è stato capace, attraverso il condizionamento, a portarci a utilizzare là fuori. Bene, toglietevi ogni illusione, questi non si sconfiggono così. Non è con lo scontro che si vince, è con la consapevolezza, è con una presa di coscienza, una presa d'atto, e con abbracciare quello che ci riguarda e cominciare a coltivarlo per diventare persone né migliori né diverse, quello che eravamo venuti, quello per cui eravamo venuti a fare. E non c'è problema quanti cazzo di anni c'hai te, l'importante è che tu t'accorga, e quando ti sei accorto che si innesca il domino. Vi siete sentiti prima, quando le braccia sono andate, le gambe sono andate, l'uovo, quando vi ho invitato a portare l'attenzione a questo tepore tutto intorno, l'uovo di luce, quello è il tepore della vostra coscienza, della vostra consapevolezza, oltre il corpo fisico. E allora è da lì che inizia qualcosa, se no non inizia niente. E questo è quello che cercano di... Poi, ovvio, nel quadro c'è tutto. Il principio femminile è un principio fondamentale. Cristo riporta, come messaggero per l'umanità, la donna al centro dei processi. Per quello è la Vergine. Non è che Vergine mica vi dovete vergognare, perché voi non lo siete, perché avete dato al mondo figli gestandoli nel ventre, facendovi penetrare dai vostri maschi, e vi dovete vergognare, perché questo è il messaggio cattolico. Cioè, mi spiegate cosa cazzo c'entra col messaggio di Cristo? Che siamo tutti peccatori? Perché? Cosa ho fatto? Non mi tocco neanche. Perché la verginità non ha un cazzo a che vedere con l'organo, ma a che vedere con la purezza dell'energia che sta trasformando e sta dando alla luce il tuo Cristo. Cristo è un simbolo, non è l'unico figlio di Dio, sennò voi siete i bastardi dell'universo. Se quello è l'unico figlio di Dio, noi chi cazzo siamo? I bastardi dell'universo. Forse non è così. Forse Cristo rappresenta qualcosa che nasce in noi, è una forza maschile, ma è tutto preso dalla Cabala, è la forza dell'imperatore. È la carta, è il numero 4, la carta 4 dei tarocchi, è l'imperatore Cristo. Quando è nella grotta di Betlemme, la stalla col bue e l'asinello, sono tutti simboli. Ma voi veramente vi credete? Cioè, ma ci avete un'idea? Stanno bombardando Gaza. Noi ancora possiamo crederci al pastorello col bue e l'asinello? Questa è una linea di sangue, sono famiglie, Magiare, questi sono i Merovingi, sono stati uccisi tutti, come sono stati uccisi tutti i figli di Nefertite. Perché? Perché Nefertite portava un lignaggio, è una costante distruzione di un messaggio. Ci sarà una cazzo di ragione perché lo fanno? Perché impegnarsi così tanto? Non è
è già bollita la persona, che cazzo te ne frega? Lei già sottomessi tutti, lei ha messi tutti sotto, sono tutti al tuo servizio, ti tirano sulle piramidi, ti portano a spasso il cane, ti lavano l'automobile, tutto, ti fanno la bada, ti asciugano il culo, che cazzo vuoi ancora? Perché non gli basta? Perché dentro di noi c'è qualcosa di immortale, di eterno, fuori dal tempo, che deve essere cancellato, se no non c'è governo totale, non c'è sottomissione, non c'è mai sottomissione piena, non saprai mai. Il problema che hanno oggi è il controllo delle masse, ma non le masse quelle che hanno già sotto, quelli sarei felice, non avrei un cazzo e sarei felice. Le masse, la massa critica è quello il controllo. E finché rimaniamo belli separati, andremo perfettamente in ordine. Ma per potersi unire, dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiare qua, se no non ci uniamo, se no portiamo ognuno le sue fregnacce. E invece riuscire a guardare uno scopo più grande, che è la rivoluzione della nostra coscienza, che è quello che è descritto in quadri come questo. Qui è portato i colori di Maria, l'azzurro e il rosso, sono simboli. Nell'ultima cena, quello che si presume sia Giovanni, ma in realtà è Maddalena, sempre dipinto da Leonardo, adesso qua non c'è, se no ci mettiamo a far casino a cambiare la slide, sono il rosso e il blu, ma sono invertiti. Andatevelo a guardare. Se prendete Giovanni e lo spostate, con un giochino molto semplice, con Photoshop, lo cerchiate e lo spostate, si adagia perfettamente sulla spalla di Gesù. O Leonardo era un pazzo, o attingeva qualcosa che noi ignoriamo. Perché? Perché era meglio che si stava zitto. E allora poi la Gioconda, certo, diventa che Leonardo da Vinci era omosessuale. Ma di tutta la roba che dobbiamo andare... Perché bisogna degenerare il sesso, secondo voi? Perché culturalmente prima la castrazione della sessualità e adesso l'ostentazione della sessualità, che è comunque l'ago della stessa bilancia, pur di non farti arrivare a capire qual è la verità che si cela dietro a quel simbolo, che attraverso la tua energia sessuale, attraverso l'atto di un uomo e una donna consapevoli, c'è la trascendenza. Quello delle tradizioni del taoismo, del tantrismo, quelli che in Oriente sono rimaste ancora come realtà, ma che vengono degenerate perché noi occidentali andiamo lì e li riportiamo qua, sono maestro di tantra, di tantra roba. Non è più così, è una filosofia che ha a che fare col perché. Cristo è la gestazione di quell'uomo e di quella donna, di quell'uomo che è capace di indossare le ali di Gabriele e far volare quella donna sulle sfere che gli concederà la resurrezione. Chi è il primo apostolo che vede Gesù risorto dal sepolcro? Maddalena. È la Maddalena la prima, una donna. Maria, Veronica e Maddalena sono la stessa persona, cioè la compagna di Cristo, solo che sono tre gradi nella trasmutazione delle nostre gonadi sessuali. Maddalena è prostituta, cioè quando la nostra energia è sperperata nel mondo, dispersa, non soltanto per eiaculazioni o cose, dispersa, perché è energia vitale. Quello che dobbiamo capire è che il sesso è vitalità, la nostra energia vitale è il nostro schermo energetico. Che direzione prende delle mie emozioni? Dove sta andando quell'energia? Come la impiego nella mia giornata? È là fuori, mi arrabbio, mi incazzo, mi offendo, mi sento oltraggiato, ho risentimento, rancore, mi sento triste, depresso. Tutte queste sfumature emotive mangiano e tra l'altro si chiamano emozioni, e muovere, portare fuori, cioè porto energia vitale nel sistema. Non mi accorgo, ma quando
avete delle manifestazioni importanti dal punto di vista emotivo, ve ne accorgete alla fine, vi sentite svuotati. Persino il maschio nell'atto sessuale si sente svuotato, tant'è vero che i francesi gli danno anche un nome, la petite morte, la piccola morte. E quando vi portate a letto uno e dopo che l'avete avete raggiunto il vostro apice del piacere, scusatemi, io parlo diretto perché ho anche poco tempo, la prendereste a calci? Non c'è maschio che è disposto a confessarla questa cosa, ma per un attimo, quando accade quello, ha quella sensazione, ma non ce l'ha con te. È una questione che lì Gabriele si sveglia dentro di lui, il messaggero di Dio, e gli dice, gli fa sentire che qualcosa è andato storto. Il tradimento del Cristo inizia con un bacio, quello di Giuda. Capite? Riesco a aprirvi la matrice. Questo è il codice. Questo è il codice al quale ha attinto Da Vinci e tutta gente e tutti gli altri come lui. È questo il codice che si srotola, si apre. È come quando ti raccontano la favola di Pinocchio e poi te la cominciano a spiegare. Voi pensate veramente che la favola di Pinocchio abbia a che fare con un burattino? Che diventa un bambino vero? No. Però ha senso con te. È il simbolo della tua trasformazione. I burattini siamo noi, quando siamo manipolati dalla biologia, dai processi che neanche ci rendiamo conto che viviamo e che guidano tutte le nostre scelte. Non c'è scelta per noi fino a quando non cominciamo a capire come funzioniamo, che cosa siamo. Uomo, conosci te stesso. E diventa, è la fatina, eccola lì la fatina di Pinocchio. Quella è la fatina di Pinocchio. È Mangiafuoco, è Lucignolo, è Papà Geppetto, e si ritrovano dentro la pancia della balena. E tutto quello sono processi. E quando te lo apro, si chiama Collodi, Pinocchio, occhio, pineale, occhio. Certo che ha tutta questa influenza di queste culture che sono più o meno rimaste incontaminate in Oriente, ma vanno collocate, se no diventano stronzate in cui credere. Non possiamo pensare in modo lineare, dobbiamo pensare in modo scomposto, coi frammenti. Siete almeno tridimensionale, qui c'è uno, qui c'è quest'altra cosa, e tu lo vedi. Io quando parlo così sembra che salto di palo in frasca, ma io sto collegando i puntini. Non perdo, e so dove sono le mie sfere di memoria che sto usando per parlarvi. E quello è il codice che è impresso in tutti i Vangeli. E allora lì cominciamo a capire, tutto è simbolico. E dicevo, Maddalena, Veronica, Maria sono la stessa donna, sono gradi nella trasformazione della nostra sessualità. Gli alchimisti, è di questo che si interessano. Chi cazzo gliene frega qualcuno di trasformare il piombo in oro? Poi come effetto collaterale è anche accaduto, ma il gioco era un altro. Il piombo della nostra personalità diventa l'oro, il Cristo, il figlio dell'arte. E allora i vari gradi, l'albedo, il nigredo, il rubedo, e il collegamento con tutti i pianeti, perché ogni pianeta rappresenta un processo di trasformazione della mia personalità. È vivo, è un insegnamento vivo che può solo essere vissuto, se no è intellettuale. E non cambi solo l'intelletto, perché dobbiamo cambiare su tre livelli: nell'intelletto, nelle emozioni e nel corpo. Nel corpo sono gli ultimi effetti che vediamo, ma li vediamo, la trasformazione. Ma prima cambia la mente, cambiano le emozioni, però cambia la psiche. Una psiche che si modifica produce processi completamente nuovi che noi neanche immaginiamo di poter girare. Ma chi cazzo se ne fa? Ma voi ce l'avete un'idea? Ma quanto vuoi vivere? Vuoi essere immortale? Quanti ne vuoi? Miliardi di anni? Così. Guarda che ti suicidi. Io te lo dico. Cioè, miliardi di anni a fare quello che stai facendo oggi. Ma se fossi immortale farei altro. Ah, ok, cosa? Comincia a pensarci. Se fossi immortale farei altro, ok, che cosa? Comincia a pensare che cosa faresti se tu fossi immortale. Continueresti a fare quello che ti fanno fare.
E se tu lo sei e ti hanno convinto a diventare mortale? E quindi hai smesso di sentirti immortale, hai smesso di sentirti eterno, hai smesso solo di pensare di poterlo diventare. E allora, ma se la cosa che ti terrorizza di più, crepare, sarà al centro della tua attenzione o no? Vedete i capelli che diventano bianchi, le rughe che compaiono e ancora non siete riusciti. Cioè, quelli sono segni che ti stanno dicendo: guarda che questa è la prima cosa di cui ti devi occupare. E si capisce? E voi dite: ma questo è matto? Non lo so, però vi assicuro che questi, le fonti, i signori gnostici, è in questo in cui credevano. E hanno dedicato le loro vite a questa trasformazione. Lo trovate in Castaneda quando racconta nel viaggio ad Ixlan, quando questi si buttano dalla rupe e spariscono tutti, un intero lignaggio che va in un'altra dimensione. Vi piacciono queste cagate, no? 2012, il salto quantico, bisognava diventare tutti dei fenomeni, come mai stiamo invecchiando ancora? A me le raghe di alcuno continuano a venire, non so voi. Quindi vuol dire che qualcosa è andato storto nel 2012? No, e che forse il cambiamento che ci aspettavamo nel 2012 non è arrivato come ce lo aspettavamo. E quindi non lo stiamo leggendo. Ma è avvenuto. E siamo noi che dobbiamo allinearci. Vedete che è sempre un problema di dove sta la mia percezione? Dov'è il mio punto di unione? Vi piacciono questi concetti pescati? Vedete, trasversalmente li troviamo in tutte le culture, perché la conoscenza gnostica è trasversale, perché è un modo di dire. Questi gli gnostici non è che si definivano gnostici. Siamo noi che gli diamo questa etichetta quando incontriamo un insegnamento, una sapienza che parla di questo, cioè di immortalità. Cioè, di che cazzo fa Cristo? Cioè, voi veramente vi pensate che Cristo è venuto qui per pagare per i nostri minchia di peccati? E quindi, da quando questo è venuto, che è andato sulla croce e poi è risorto, noi siamo sdoganati. Facciamo il cazzo che vogliamo, perché comunque tanto lui ha pagato per noi. Ogni tanto ci buttiamo un po' di cenere sul capo, così che ci dobbiamo pentire perché per colpa nostra è andato sulla croce, però dalle mie parti si dice futti futti, Dio perdona tutti. Non so se si è capito. Sì, vuol dire fotti fotti, che Dio perdona tutti. Dio sì, magari Cristo ne avrebbe due coglioni così di continuare a pagare il conto di altri, no? Cioè, vabbè, non si è capita la metafora, perché è perché il senso di rendere ridicolo quello è per farvi capire che è facile renderlo ridicolo, ma bisogna capire che c'è un contenuto di verità. E allora nel ridicolo riesco a portare la vostra attenzione, o almeno ci provo, a farvi riflettere sul fatto che, siccome non sono minchiate, forse volevano significare qualcos'altro. E ritorniamo al simbolo: Maddalena è come noi utilizziamo la nostra energia vitale. Veronica, chi è nel percorso? Mentre Cristo va su per la Via Crucis, a un certo punto Veronica gli dà uno straccio per asciugarsi il volto, e rimane il volto impresso dentro questa cosa, che significa che le acque cominciano a essere asciugate verso l'interno e disegnano dentro la nostra anima il volto di Cristo. Questo è il simbolo. Maria è la madre. Le sette parole sulla croce che Cristo pronuncia, una di queste è: madre, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. La croce è l'incrocio, è il fallo con la vagina. È tutta sessuale la passione di Cristo, se no non si chiamava passione. E i simboli che stanno, il codice che sta là dietro, è quello che vi sto dicendo. E Leonardo lo conosceva, è che non è che ha fatto una scena erotica che non serve un cazzo. Ha messo i simboli lì. Cosa ci fa questo altare? Questo è un altare. Queste sono zampe di animale. Perché c'ha le zampe del cane? Perché c'è questa congiunzione? Perché c'è il pettine di San Giacomo,
Vi piace fare il cammino di Santiago? Eccolo qui dov'è il cammino di Santiago. La volontà in quel processo. È di questo che ci parla. È d'oro ed è il simbolo dei sepolcri. E qui c'è la sapienza e lei ha il libro aperto perché sta insegnando all'uomo. È il velo perché? Perché la sessualità è velata. È celata agli uomini che non sono in grado di accedere. La natura non si apre all'uomo che non è, cioè si apre solo all'uomo penitente. E lui è penitente. Io lavoro con le tre forze. Questo vuol dire. Ed è un uomo, non è un angelo, cioè diventa angelo. Questo è il messaggio. Il messaggio dell'annunciazione. Ti sto annunciando a te, scendi dalla tua croce e diventa un angelo, perché è questo il tuo destino. Che cosa cazzo pensate di essere venuti qua a fare? Veramente a lavorare e fare dei figli? Poi fatelo. Ma non siete venuti per questo. Fa parte dell'esperienza lavorare e fare dei figli, perché comunque da qualche parte i piccioli per mangiare ce lo dovete mettere. Nanna cacca pappa fate, cacate un giorno, mangiate, minchia se mangiate, 2-3 volte un giorno mangiate. E quindi dormire avete dormire, l'affitto dovete pagare, il gas, la luce o è gratuito? Magari in una civiltà con un'economia di abbondanza sarebbe così, ma gratuito non perché a costo zero, è perché è una grazia. Anche di questo, il gratis, guardate come sono state modificate le parole. Una cosa gratis o gratuita non vuol dire che è a costo zero, significa che è una grazia talmente immensa che non c'è oro nell'universo in grado di ripagarti, e quindi ti faccio un dono. E questa è la logica del dono. Ma il dono c'è se c'è la grazia, se no non può esserci il dono. Capite perché non avete per un cazzo di donare in giro? Perché forse non considerate quello che ricevete una grazia, se no donereste. Si capisce? Bene. Buona giornata a tutti. Io vi saluto perché è già arrivato il mio prossimo interlocutore. State molto bene.